storica alla sinistra della Fiorentina di fine anni 60, Luciano Chiarugi era noto per il soprannome di Cavallo Pazzo. E in effetti era così l'uomo e il calciatore. Imprevedibile, entusiasmante, a volte irritante. Dotato di un dribbling ubriacante, spesso Chiarugi eccedeva in qualche numero di troppo. Scoperto dal direttore sportivo viola Carlo Montanari, che lo fece entrare nelle giovanili della Fiorentina a soli 13 anni, venne segnalato al presidente Baglini, che stravedeva per lui, tant'è che chiese al tecnico Chiappella di trovargli un posto in squadra. Era la stagione 65-66 e quella era la mitica Fiorentina Ye Ye. Esordì in Coppa Italia al fianco del leggendario Amrin. Il lancio definitivo per lui avvenne nel campionato 66-67, quando debuttò anche in Europa, prima nella Mitropa Cup e poi nella Coppa delle Coppe. Chiarugi fu uno dei protagonisti della Fiorentina di Pesaola, quella che vinse il secondo scudetto. Con la maglia viola disputò in 7 anni 139 partite, segnando 33 gol. Venne ceduto poi dal presidente Ugolini al Milan per 300 milioni alla vigilia del campionato 72-73.